È terminata 1-1 Pisa-Pordenone qua all'Arena Garibaldi, è un'arena finalmente tornata quasi alla normalità con il 75% del pubblico presente. Una partita che Pisa ha sfiorato di poter vincere dopo aver avuto qualche difficoltà, aver trovato il vantaggio con Caracciolo, quando sembrava fatta però un infortunio difensivo del nostro portiere, al quale possiamo soltanto fare un applauso e un incoraggiamento perché sono cose che possono capitare, ha portato al pareggio del Pordenone. Andiamo però a sentire le parole dei protagonisti direttamente nelle nostre interviste, come sempre, nel consueto post-gara. Adam Nogi è terminata, Pisa-Pordenone 1-1, un po' di rammarico perché insomma sembrava fatta a un certo punto. Eh sì, purtroppo oggi eravamo lenti, non abbiamo giocato bene, però abbiamo quasi vinto la partita. Questo si vede che siamo un gruppo vero, un gruppo unito, compatto, ragazzi bravissimo. Purtroppo può succedere che ognuno di noi può sbagliare, quindi secondo me non è successo niente che infine Nicola si è sbagliato, perché lui già ha fatto 100 volte un miracolo. Anche oggi il primo gran occasione che loro hanno avuto del calcio di angolo, Nicola ha fatto un miracolo. Quindi purtroppo il fine ora è finito 1-1. Ovviamente sarebbe bello vincere anche così, anzi più così, perché non abbiamo giocato e bene, e secondo me per andare più avanti, andare più lontano, e può succedere che non giochiamo bene, ma se infine vinciamo la partita in un modo brutto, è bello, è importante. Quindi secondo me questa era una partita che non è stata bello di vedere. Però siamo contenti che ora il 75% di stadio era, non so, piano, quindi anche i nostri tifosi, ultras, sono venuti, era bellissimo. Adesso arriva la partita con la Cremonese, sulla carta una partita più difficile delle ultime due nelle quali abbiamo raccolto un solo punto, però nel calcio forse e soprattutto per le squadre come la nostra, giocare con le squadre più forti può essere anche un vantaggio. Esatto. Io ho la stessa sensazione che questo anno noi giochiamo meglio, e noi facciamo fatica contro le squadre che non hanno la voglia di giocare, o giocano in questo modo, che palla lunghi, secondi palloni. Quindi quando giochiamo contro una squadra che c'è la voglia di giocare, secondo me anche noi giochiamo meglio e non facciamo così fatica. Quindi sarebbe una partita bella e soprattutto importante. Salve mister, Buonasera. buonasera. Una partita diciamo un po' contratta, forse un po' di sofferenza nel primo tempo a centrocampo, e poi c'è stato quell'errore un po' sfortunato di Nicolas, che insomma alla fine è arrivato questo 1-1. Come valuta un po' la situazione generale di questo match? Non abbiamo giocato in maniera fluida come siamo abituati e sapevo che sarebbe stata una partita di questo tipo, sporca, perché il Pordenone giocava con 10 giocatori sotto la linea del centrocampo, cercava di intercettare la palla e ripartiva, e noi però abbiamo sbagliato troppe volte dal punto di vista tecnico, però eravamo riusciti a sbloccarla e purtroppo poi c'è stata quella situazione finale, con il portiere che ha portato al pareggio del Pordenone, però in tutta onestà non abbiamo fatto una delle nostre migliori partite oggi. Che ne pensa dell'arrivo del mister Mancini in tribuna? Probabilmente immaginiamo per vedere visionare Lucca. Il ragazzo sapeva della presenza del commissario tecnico nazionale? No. Non lo so se lo sapeva, perché noi non lo sapevamo, però credo che. Ci dispiace perché non si è divertito, perché non abbiamo giocato bene. Insomma, mi può dispiacere per quello, ma non penso che abbia condizionato niente, anche perché a mio parere Lorenzo Lucca è stato tra i migliori oggi. Mister, cosa è mancato soprattutto? Forse c'è stata un po' l'aggressività del Pordenone un pochino
l'abbiamo pagata perché riuscivamo a essere un pochino meno fluidi anche nella manovra rispetto alle prime partite. E poi comunque il primo tempo siamo partiti con quelle due occasioni subito, però c'è stata anche la grande parata di Nicolas che poi purtroppo abbiamo visto Sì, l'episodio finale, però insomma. noi dobbiamo mettere in conto che alcune partite saranno di questo tipo a livello tattico, cioè con la squadra avversaria che sarà bassa e cercherà il contropiede. E dunque dobbiamo essere più bravi dal punto di vista tecnico. E oggi qualcosa abbiamo sbagliato, e soprattutto anche a livello di rifinitura. Perché non abbiamo creato tanto come invece siamo abituati. Sibilli e Marzullo potevano essere una scelta, no, per dare un pochino di imprevedibilità. Forse entrambi hanno un pochino sofferto anche, magari penso soprattutto Marzullo, un po' di raddoppio, un po' di. Avevo pensato di giocare con tre attaccanti puri, perché sapevo che loro si sarebbero chiusi e perciò avevo bisogno di giocatori forti nell'uno contro uno. Marsura e Sibilli sicuramente lo sono, e in alcune circostanze si sono anche liberati e abbiamo fatto almeno 3 o 4 cross molto propositivi con Marsura, però ripeto, la squadra ha faticato sul piano della fluidità del gioco, a mio avviso, perché le linee di passaggio erano molto chiuse, e quelle 2 o 3 volte che abbiamo forzato abbiamo rischiato di rilanciare qualche loro ripartenza. La squadra ha cominciato a preoccuparsi. Dopo abbiamo fatto gol nel secondo tempo e lì non siamo stati bravi nel muovere la palla nella maniera giusta. Non abbiamo mai rischiato, perché questo è così, nel senso che Nicolas, secondo tempo, non ha mai toccato la palla, però una squadra come la nostra, una volta in vantaggio, doveva andare alla ricerca del gol, invece siamo così stati lì a cercare di far passare il tempo, ma non è mai una buona idea, perché poi può sempre succedere qualcosa di non positivo. Subentrato L'ultimo, un Andrea, pizzico. Sì. scusami. Vengo proprio a questa domanda, era quello che ti volevo chiedere, se, insomma, come giudicavi un po' la gestione. Mi hai già in parte risposto, ti chiedo, c'è stato un po' di, soprattutto mi parlo degli attaccanti, perché da quello che mi hai detto, secondo te la gestione è stata buona e abbiamo pagato quell'errore. Però sugli attaccanti hanno avuto un po' nel finale un po' di braccino nell'andare ad attaccare. Noi ci siamo messi lì nella fase difensiva, vedevamo che rischiavamo poco, perché, ripeto, obiettivamente non c'erano state nel secondo tempo, dopo il gol soprattutto, situazioni in cui il Pordenone potesse segnare, però noi dovevamo andare alla ricerca del secondo gol, per me, però sai, poi in campo, in campo è più complicata la cosa, perché ovviamente ci sono emozioni che si vivono diversamente. Siamo ripartiti poco, ma un po' tutti. C'è così. Da dire che il gol loro è stato un nostro errore, altrimenti la partita sarebbe stata portata in porto, come vanno portate in porto partite di questo genere, e cioè in maniera un po' più sporca. Non possiamo pensare sempre di giocare un calcio garibaldino, anche se piacerebbe a tutti. Insomma, è stata una partita difficile, ma partire dagli episodi chiave, che prima ti ha visto protagonista col gol, e poi ti chiedo insomma cosa è successo, ma all'ultimo c'è stato qui questo errore di Nicolas che insomma non ha permesso a Pisa di vincere la partita, comunque secondo me è comunque complicata, non so se sei d'accordo. Ti dico, è stata una partita strana, comunque non abbiamo fatto, forse è stata una delle nostre non peggior partite, però mettiamola così. Abbiamo fatto parecchia fatica magari nel tenere il pallone, andare a concludere nel fraseggio. Eravamo passati in vantaggio nonostante tutto su un calcio da fermo, si poteva portare a casa e allungare un po' sulle altre, però
non si può condannare neanche Nicolas perché ci ha salvato tante volte, quindi tutti i punti che abbiamo sicuramente sono merito anche suo, se no ne potevamo avere qualcuno in meno ora. Adesso dobbiamo cercare di concentrarci in settimana e pensare a Cremona. Infatti siete andati tutti ad abbracciare, mi sembrano tanti, ad abbracciare Nicolas a fine partita, no? Per fare sì, i capelli, perché... insomma, ci... del calcio. Sì, perché poi comunque un errore del portiere, del difensore centrale sono errori che si notano maggiormente, cioè sbagli, rischi di pigliare gol, magari lo commette un attaccante dall'altra parte del campo, uno ci fa meno caso. Quindi cioè, sono cose che possono capitare, certo. Purtroppo oggi è capitato a lui, dobbiamo cercare di non farle, di evitare di commettere questi errori, però ci ha salvato parecchie volte, anche oggi subito su un calcio da fermo ci ha salvato subito, quindi non ci si può dire niente a Nicolas. Senti, peccato non aver portato a casa 3 punti, peccato anche per te, perché che gol era stata sia una liberazione per la squadra, perché comunque si diceva era una partita complicata, ma anche per te, che comunque insomma per un difensore che spesso ha cercato il gol a Crotone, ci sei andato vicino, sarebbe insomma è stata comunque una soddisfazione che purtroppo non ha portato 3 punti. Sì, purtroppo si è svanita, la soddisfazione è svanita al 97esimo, quindi è andato così. Oggi sicuramente è una di quelle partite dove avremmo dovuto sfruttare più calci da fermo, perché magari su azioni facciamo più fatica, però può capitare, non sempre si possono vincere partite 3-4-0 come abbiamo fatto finora. Anche col Crotone abbiamo perso, ma perché abbiamo regalato quei 10 minuti iniziali, poi abbiamo creato tantissime, purtroppo siamo arrivati alla prima sconfitta. Adesso dobbiamo cercare di lavorare in settimana, stare ancora più concentrati e pensare a Cremona, perché è una partita complicata. Allora, una domanda, hai detto all'inizio che è stata una partita strana, cosa avete sofferto di più del Pordenone? Che cosa... Ma forse siamo mancati sotto l'aspetto delle seconde palle, contrasti, ne abbiamo persi un po' troppi, cioè quello ci è mancato oggi, perché siamo una squadra abbastanza fisica che la mettiamo sull'agonismo, poi anche tecnicamente siamo un'ottima squadra, però facciamo della nostra forza magari soprattutto vincere un contrasto, mangiare l'avversario, oggi quello è venuto molto meno rispetto alle altre volte, quindi ha fatto sì che magari abbiamo subito un po' di più la partita in alcuni frangenti, quindi sotto quell'aspetto lì non possiamo mai sbagliare. Grazie. Tra un mese più o meno, fine novembre, fine dicembre. A Cremona sarai... perché l'ultima, perché poi abbiamo il tecnico del Pordenone. A Cremona sarai un ex, quindi penso sia bello per te tornare, sarà una partita completamente diversa, almeno sulla carta, rispetto alle ultime due. Sì, è una partita completamente diversa, perché magari adesso giocavamo contro due squadre che cercavano di riscattarsi perché vengono da un periodo negativo, quindi diciamo che anche loro cercavano di star tutti dietro, ripartire, palle lunghe, magari con la Cremonese è una squadra molto tecnica, molto valida, secondo me è una delle più forti del campionato insieme al Parma, quindi sarà una partita dove si giocherà un po' di più a calcio, quindi dobbiamo, come ho detto, dobbiamo essere più cattivi di loro e portare i punti a casa. Buonasera, ben trovati. Ciao Giovanni, ben trovato. Nuovamente ben trovato. Partita sicuramente un po', diciamo, non ci si aspettava sicuramente la vittoria. Pordenone che ha imbrigliato un po' il Pisa, poi è arrivato quell'infortunio di Nicolas dal punto di vista tecnico nel finale. Il mister ha detto che non abbiamo fatto una prestazione fluida. Tu vieni sempre in momenti un po' particolari in conferenza stampa. Cosa ci dici di questa partita? No, perché mi aspettavo già di vedervi molto, molto più arrabbiati, dispiaciuti. Due partite di fila che non si vince, ma aspettavo già. Cerchiamo di essere più lucidi possibile. Due partite di fila che non si vince, cosa potrebbe succedere? No, ci dispiace, chiaro, perché comunque ho la stessa percezione del mister, se non fosse altro perché al di là di essersi parlati, vediamo spesso le cose nello stesso modo. È chiaro che non è stata la nostra miglior partita, però non possiamo neanche pensare di fare 38 partite allo stesso livello, quindi è chiaro, venivamo da una sconfitta, abbiamo un gruppo di ragazzi giovani, quindi erano chiaramente
più tesi del solito, sapevano l'importanza di questa partita e più che altro sapevano che avremmo giocato contro una squadra che, contro la quale avremmo avuto delle difficoltà, cambiavano allenatore, avevano motivazioni differenti, sono in un momento di grande difficoltà. Io onestamente avevo molta paura di questa partita, l'avevamo tutti perché sapevamo che sarebbe potuta essere difficile. Secondo me abbiamo fatto una partita, sono d'accordo, meno brillante di altre partite, però stavamo portando a casa una vittoria in maniera sporca, cosa che non siamo mai stati soliti fare nel nostro percorso. Noi eravamo una squadra che doveva sempre per forza giocare bene per vincere e oggi secondo me avevamo l'opportunità finalmente di non giocare bene e vincere, cosa che raramente ci è successa. Purtroppo abbiamo fatto un punto, però insomma cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno, insomma altri momenti queste partite magari le avremmo perse con una prestazione di questo tipo. Oggi fino a 3, 4, 5 minuti dalla fine vincevamo e non avevamo rischiato di non vincere, perché comunque in tutto il secondo tempo la squadra, pur non giocando bene, pur non cercando il 2-0, pur non trovando le giocate che avevamo provato, è una squadra che non stava rischiando di capitolare in questo modo ed è capitolata con un infortunio. Ti chiedo un altro paio di cose proprio al volo. Calendario che ora comunque si fa molto interessante, perché sono partite di assoluto livello, penso al Cremonese, Brescia, Cittadella, eccetera, eccetera. Voi le vedrete ovviamente una alla volta, per ora diciamo che il calendario è molto denso di gare dal punto di vista tecnico alto. Seconda cosa, presenza di Mancini in tribuna, l'avete accolto, cosa ne pensi? Intanto si parla sempre di Lucca, è chiaramente un tema importante, quindi sono queste le due cose che ti chiedo. No, io non l'ho accolto perché non sono neanche riuscito a vederlo, onestamente, quindi no, sicuramente non ha visto una... Non ha visto la nostra miglior prestazione, quindi speriamo di riaverlo qui altre volte per vederci fare meglio. E per quanto riguarda invece il calendario, sai, paradossalmente è un bene che arrivino impegni sempre più importanti, potenzialmente sempre più ravvicinati, perché poi noi dopo le soste solitamente abbiamo sempre delle problematiche. E quindi insomma adesso ci apprestiamo a fare una partita molto difficile con una delle squadre secondo me più forti del campionato, che fino alla fine lotterà per vincere, e poi da lì metteremo in fila le altre partite. Mi aggancio un po' alla cosa che diceva Michele su Mancini che è venuto a vedere Lucca, non è stata la miglior partita del Pisa, non è stata la miglior partita di Lucca. Un tuo giudizio, insomma, non ne abbiamo mai parlato, ne abbiamo parlato tanto noi della stampa, però a te non te l'abbiamo mai chiesto. Troppo? Però, appunto, dico, ti sembra tanto troppo? Ti sembra esagerato, al di là di noi, parlo, cioè, no, dissonanza no. A livello nazionale, Giovanni, no. Non è che ce l'abbiamo... Io sai chi ha un giocatore importante come Lorenzo, a noi chiaramente fa piacere se ne parli. È un po' sempre il paradosso in generale del calcio, forse più italiano che da altre parti, perché magari quest'estate non lo veniva a vedere nessuno, non lo considerava nessuno e poi dopo improvvisamente. Noi siamo sempre stati convinti di lui, è un ragazzo che deve crescere, un ragazzo giovane, va aspettato, perché ci saranno momenti dove ovviamente potrà giocare meno bene, ma il ragazzo si impegna, che ha grandi doti, grandi qualità, quindi fortunatamente noi, come lui, del resto non ci facciamo tanto influenzare da quanto se ne parla o quanto poco se ne parla, siamo contenti di averlo con noi e insomma, a prescindere dalla prestazione, questo è più o meno importante. Anche te lo vedi tranquillo e con la testa sulle spalle? No, un ragazzo che vuol far bene, vuol continuare a crescere, non ha, fortunatamente questa credo sia una sua grande qualità, a lui piace giocare a calcio e piace raggiungere risultati. Mio ragazzo estremamente concentrato su quello che deve fare. Tu prima hai detto non mi dite nulla sul fatto che abbiamo fatto un punto in due partite, ti chiedo che differenze hai trovato? No, che differenze hai trovato? Sai perché dimmi. Te lo vedo sempre comunque, sì, col sorriso? Perché no. Ci sono stati, l'anno scorso abbiamo fatto la prima vittoria alla nona giornata, forse, sì. Esatto. E
E ci sono stati momenti in questi 4 anni estremamente più complicati che un punto in 2 giornate. Può succedere, fa parte del gioco. Ci vediamo anche più rilassati. Ma no, guarda, io sono sempre, oggi ero molto preoccupato e sarei stato molto contento di vincere una partita di questo genere perché, ripeto, sono tipologie di partita che il Pisa in questi anni non è mai stato in grado di vincere. Pisa negli ultimi 2 anni ha perso i playoff più per punti persi con squadre che hanno viaggiato nella metà bassa della classifica, chiamarla metà, anzi nella parte bassa della classifica, rispetto a punti fatti negli scontri potenzialmente chiamati diretti. Quindi per quello che io sono molto preoccupato di partite di questo tipo. Poi è un gruppo di ragazzi giovani, la pressione di dover vincere quando devi vincere, vincere quando devi vincere, non è facile. Chiaramente oggi c'erano quasi riusciti non facendo la loro miglior prestazione, e ci può stare, perché all'interno di un campionato ci può stare. Dispiace perché non l'abbiamo persa o pareggiata, o non abbiamo perso 2 punti perché il nostro modo di giocare ha portato il Pordenone a segnare. Abbiamo commesso un errore, e l'ha commesso uno dei nostri migliori giocatori, ci tengo anche a dirlo, perché ci ha salvato tante volte, tante altre volte ci salverà, perché credo sia uno dei migliori portieri della categoria, e siamo ben felici che sia dalla nostra parte, anche se oggi ha avuto un infortunio. Ma abbiamo preso un gol in un momento dove, al di là della sofferenza, perché aspetti che la partita finisca, mai nessuno avrebbe pensato di prendere un gol su una punizione a nostro favore, e non ci sono creati i presupposti per prendere gol. Quindi questa deve essere la cosa positiva. Poi è chiaro, analizzeremo il perché non abbiamo fatto la nostra miglior prestazione e cercheremo di fare una prestazione nettamente migliore. Faccio un'altra domanda relativa brutalmente alla classifica, perché comunque avete monopolizzato il microfono voi due. Siamo d'accordo, no, è un ping pong, Chiavacci Bufalino. Ok, da parte questo, diciamo, brutalmente la classifica, Pisa che rimane comunque in testa con 3 punti di vantaggio della classifica, della classifica. Ti do un consiglio, guardala a marzo, tanto oggi vale niente. Beh, sempre un quarto del campionato. Sì, ma guarda, ci sarà un'altra pausa delle nazionali, ci sarà la pausa invernale, ci saranno momenti. Ti può dare lo spunto per parlare delle 9 gare che abbiamo fatto finora, diciamo il percorso, se te lo aspettavi così, non te lo aspettavi, eccetera? Io mi aspettavo la partita di oggi così, e mi aspetto una partita ancora più difficile giovedì. Il resto non mi importa, ma non è una questione scaramanzia, è una questione che ci sono squadre che hanno iniziato il campionato alto e hanno finito per fare male. Ci sono squadre che hanno iniziato basso e sono arrivate ai playoff. La Serie B è un campionato equilibrato. Tu un giorno mi hai chiesto, continuo a pensare che sia un campionato estremamente livellato. Quindi ho intuito quello che volevi chiedermi e ti ho risposto bene. Ti chiedo l'ultima io. Hai accennato te appunto il discorso che il campionato è lungo, ci sono tante soste per le nazionali, ovviamente. Abbiamo tanti giocatori nazionali, 4 convocati l'altra volta, poi ci aggiungo anche Marin, che comunque è nel giro della nazionale della Romania. È un grande orgoglio, no, penso, per voi. Però quanto può incidere alla lunga il discorso dei nazionali su il Pisa e sul campionato? Può incidere solo positivamente, nel senso che nazionali che vanno a giocare partite internazionali crescono e aumentano e migliorano il loro livello, no? Quindi aumentano nell'esperienza, aumentano nella qualità, parliamo di 2-3 settimane all'anno, quindi questo deve essere un orgoglio non solo per noi, ma deve essere un orgoglio per tutti. Io credo che a me fa piacere come società, ma credo debba far piacere ad ogni tifoso vedere giocatori che giocano partite importanti internazionali per qualificarsi ai mondiali. Io mi auguro che tanti di questi giocatori ci si qualifichino e che poi possano giocare i mondiali, perché portano valore aggiunto al gruppo, portano valore aggiunto al brand Pisa, portano valore aggiunto alla città, e poi insomma è anche un piacere. Se pensiamo poi dove li abbiamo presi questi ragazzi, faccio l'esempio di Marius, ma perché è un giocatore che giocava in Serie C e forse nessuno in quel momento riteneva potesse essere così importante. Pensare che attraverso il Pisa possa raggiungere la nazionale, magari qualificarsi per i mondiali,
quanto incide, tanto, ma positivamente. Quindi non la ritieni una cosa che può anche condizionare poi, soprattutto quando ritornano, perché come si è visto l'altra volta, viaggi e tutto. Ma ci può stare, ci saranno partite dove, ma guardate, a Crotone noi abbiamo perso la partita e abbiamo giocato molto meglio di oggi. Perché poi a volte si va a pensare che sia una questione semplice. A Crotone abbiamo fatto una partita nettamente migliore, abbiamo sbagliato un rigore, abbiamo perso. Oggi abbiamo fatto una partita peggiore e abbiamo fatto un punto. Però non è una sola questione. Il gruppo è un gruppo importante, un gruppo di ragazzi che ci tiene. Oggi, ribadisco, non abbiamo fatto la nostra miglior prestazione, ma avevamo portato quasi a casa i 3 punti. Togliamo quel quasi. Oggi senza quel quasi saremmo tutti contenti. Vedi a volte come incide il risultato. Perché anche noi al nostro interno guarderemmo pelo nell'uovo, la partita non bellissima, gioco non fluido, ma tutti col sorriso. Perché poi dopo alla fine i 3 punti incidono sempre sulle valutazioni, no?